Allora, bentornati a tutti. Oggi siamo in un video diverso dal solito, perché appunto la Pallacanestro Reggiana aveva bisogno di un nuovo cestista e quindi eccomi qui al Palasport per fare un provino, appunto, per diventare un nuovo giocatore della Reggiana. Chiaramente no. Vorrei veramente dirvi che questa è la verità, ma non lo è. Oggi infatti sono qui perché la Lega Basket Italiana e la Pallacanestro Reggiana mi hanno invitato a assistere oggi alla partita tra Reggiana e Olimpia Milano. Quindi oggi vi faccio vedere un po' i retroscena, spogliatoi, cosa c'è sotto il palazzetto, la partita e poi, insomma, un po' tutto quello che è l'evento appunto di una partita di Serie A di pallacanestro. Siete mai andati a vedere una partita di basket? Cioè, ci siete mai andati? Perché se non l'avete mai fatto, è il momento di farlo. Vi perdete un evento meraviglioso. Fatelo, fidatevi di me. Ci inoltriamo nei sotterranei del Palasport Vigi. Allora, adesso, siccome siamo delle persone privilegiate, ci facciamo un giro negli spogliatoi. Qua c'è tutta la parte appunto di spogliatoi della Reggiana e c'è anche la palestra. Ma potremmo quasi sfruttare questo momento per fare il massimale di panca piana. Andiamo a fare un giro, vediamo. Ciao ragazzi. Ciao. Oh, cioè questo è il sogno di qualsiasi palestrato, questo penso. Cioè hanno di tutto. Questo cos'è, il campo d'allenamento? È un campo che viene utilizzato anche dalle scuole, è stato utilizzato un po' da un po' tutto il comune, quindi qua vengono a fare l'ora di ginnastica, insomma. Ok, e qui la prima squadra ogni tanto viene oppure è una cosa... No, si allenano su. Si allenano su? Sì, sì. Ah, quindi sì, proprio sì. Il campo d'allenamento in realtà è proprio il campo di gioco anche sì, della domenica? Sì, sì, loro si allenano su, fanno allenamento quando devono farlo, insomma. Ok, ok, bomba, perfetto. Oh, questa sala conferenze dove post partita solitamente dirigenti, allenatori soprattutto e anche a volte giocatori vengono appunto a fare l'analisi post partita. Sarà magari il posto in cui, se un giorno la Reggiana deciderà di darmi un posto nella squadra dopo un ipotetico provino, io magari sarò seduto là di fianco all'allenatore a fare un'analisi post partita della mia prestazione, non lo so. Betz, solito MVP. Ma io sinceramente credo di aver dato il massimo in questa partita di oggi. Abbiamo giocato contro una grande squadra, ma credo che la prestazione sia stata onorevole, quindi insomma direi che solamente aspetti positivi oggi. Comunque bello, ma in realtà ragazzi, in qualsiasi evento sportivo fare proprio un giro di quello che è il backstage prima di una partita, spogliatoi e tutto il resto è proprio una figata. Ma poi noto questa cosa, siccome è la seconda volta che vengo qui, che veramente questo palazzetto mi piace veramente un sacco, perché la distanza tra gli spettatori, quindi le persone, i tifosi che vengono a vedere la partita, e i giocatori è pochissima. Cioè... Sì, sì, assolutamente. È anche un po' il bello, nel senso che magari a differenza del calcio, che sei spesso lontanissimo dal campo, qui sei proprio seduto di fianco al campo, vedi i giocatori, a volte ti cadono anche addosso mentre corrono, quindi insomma è il bello ma anche un po' il rischio di questa cosa qui. Ma ti dico, poi tipo in quella zona là, non so se adesso riusciamo a farlo vedere, sostanzialmente c'era un tifoso esattamente fuori dalle panchine che urlava ai giocatori a una distanza tipo di 20 centimetri, quindi questa sì, è bellissimo. Intanto gli ultra sono già arrivati per allestire tutta la parte appunto della curva. E questo è, diciamo, il pre-match. Palazzetto completamente vuoto. E poi ragazzi, vi faccio un piccolo spoiler adesso. L'unica richiesta che ho fatto, abbastanza interessante, siccome volevo testare le mie skills oggi, era quello di fare qualche tiro libero, qualche tiro da tre oggi, per testare effettivamente se sono un giocatore di grande impegno, grande talento oppure no. In realtà mi hanno proposto a metà partita, quindi intervallo, di andare in mezzo al campo per fare una challenge davanti a tutti. E io, da buon vez quale sono, da persona estremamente sicura delle proprie doti, non potevo rifiutare. Ah, questa è la parte dove sono tutti i telecronisti. Ok, qua interviste varie. Adesso il palazzetto è vuoto, vedrete quando è pieno. Cioè, è tutto veramente vicino, ragazzi. Bordo campo. L'avrò ripetuto 500 volte, ma vi giuro, è una cosa proprio che io sto adorando, veramente. Che bello, ma in realtà forse per la mia altezza sarei stato appurato per giocare a basket. Però è una scelta che non ho mai appurato in realtà. Mi sono dato completamente al calcio, fallendo, perché chiaramente è stata la scelta sbagliata. O forse ho sbagliato il suo ruolo, dovevo fare il portiere, non lo so. Però diciamo che il basket proprio lo escluso dalle mie possibilità. Prossima vita proviamo il basket. Siamo alti ancora 1,92 m.
questi sono i giocatori di Milano che arrivano adesso, da Tommy Zin. Cioè, da giocatore di calcio mi viene voglia di entrare in campo e andare a fare due tiri. Cioè, veramente. Allora, magari non ve lo starete chiedendo, però perché io, che sono completamente fuori da questo mondo, ho accettato oggi l'invito della Pallacanestro Reggiana della Lega Basket? Perché voglio portare questo contenuto, che è fuori dai miei schemi, no? Per farvi vedere effettivamente l'esperienza di una partita di basket 360 gradi. Perché, vi dico, da appassionato di calcio è un evento sportivo che guardi dall'inizio alla fine con tutta l'attenzione del mondo, perché è molto frenetico rispetto ad altri sport e più che altro, ragazzi, il feeling è completamente diverso. Godetevi questo video perché, siccome oggi ci divertiamo, sia io che voi. Allora, io cercavo oggi un tifoso per eccellenza, cioè cercavo un tifoso tra tutti, poi ho visto il buon Andre, il buon Pancio. Allora, cosa fai? Non gli chiedi il pronostico della partita? Allora, ragazzi, oggi la Luna Hotel gliene dà 7 a Milano. Io confermo, io me la sento. Ok. Siamo nel miglior momento nostro, Milano e Milano. Perché tu la vedi male? Io non lo so. Cioè, dopo Sassari, diciamo che la vedo, non lo so, secondo me è bella combattuta questa partita. Dopo un po' a sesso. Oggi vince, oggi gliene diamo 7, raga. Segnatelo. Speriamo, speriamo. Poi adesso stiamo aspettando 15 minuti perché Andrea mi ha detto che in ospitali tra un po' danno la roba buona. Quindi adesso, dopo questo bel pronostico, stiamo in realtà prendendo tempo per andare. Tra 15 minuti escono le lasagne, tipiche di Reggio Emilia. Le lasagne? Le lasagne! Adesso andiamo a mangiare un po'. È giusto così. Qui c'è l'area ristoro, quella che piace a noi. Oh, indubbiamente la parte sicuramente più appetitosa del palazzetto questa. O no? Ci mangiamo due palle da basket. Sono commestibili, spero. Cioè, Pancio subito all'attacco. Cioè, neanche tempo di entrare già all'attacco. Oh, il re del campetto, eh? Cioè, mi sta raccontando un po' qualche retroscena, che al campetto lui è il numero uno. Io lo sfiderei, se solo sapesse giocare a basket. Allora, adesso io gli insegno a giocare a basket. Okay. Quando ha imparato, mi sfida e gli faccio il culo. Cioè, in realtà non posso controbattere perché veramente le aspettative sono bassissime. Oh, sapete perché mi piace il basket? Perché è molto più fratellanza, cioè proprio nella squadra è molto più unita rispetto agli altri sport. E quindi è molto più, cioè lo vedi proprio che tra i giocatori c'è questo sintomo di fratellanza che magari nel calcio non c'è. E questa cosa veramente ti appassiona anche solo a vederlo. Guardate, io non vi faccio il mio pronostico perché sono scettico, però oggi la vedo bene. Io dico più 4 Reggio oggi, così me la rischio, me la rischio. Allora, prima abbiamo chiesto al Pancio, però voglio un commento da tifosi. Allora, il pronostico di oggi, come la vedi? Secondo me lo prendiamo in c***o. Cioè, ha detto proprio così schiettamente. Ok, sì, sì. Ok, tu come la vedi? Secondo me la clacciamo, ultimo minuto, tripla del Cincia da metà campo e vinciamo di uno. Allora, io me la sono voluta rischiare, ho detto più 4 Reggio oggi. Ah, ti auguro che tu abbia ragione. Buona partita, ragazzi. Fatta modo. Cioè, oggi siamo un presentatore bellissimo, interviste. Cioè, oggi proprio un 360. Mi spaccio da intervistatore e youtuber, quale in realtà credo di essere, anche se sono ancora agli albori. Oh, c'è la presentazione, bisogna correre! Una, okay. Dai.
Ah, adesso c'è l'intervallo, quindi adesso va a tirare davanti a tutto il palazzetto in mezzo al campo. Cioè, la scelta migliore veramente che potessi fare. Vai Nicolas, fai vedere a tutti come sei bravo. Vai. Forza Nicolas. Bravo, davanti a un palazzetto intero. Davanti a un palazzetto intero. Bravo Nicolas, complimenti. Olla! Bravo, bravo Nicolas, complimenti, davanti a tutto il palazzetto. Sei riuscito a sbagliare davanti a tutto il palazzetto. Cioè tutti quelli che stanno incontrando mi ridono in faccia, eh. È bruttissimo questa sensazione di non saper giocare a basket. Neanche un tiro su tre. Sta andando bene, siamo a più 12, però Milano è Milano, quindi attenzione, però sta andando molto bene, molto bene. Allora siamo all'ultima, siamo sopra di 10, vediamo, vediamo, vediamo. Sì! Sì! Dai questo è importantissimo, dai, dai, dai. Ragazzi, non vi nego che io mi sono innamorato della hostess. D'ora in poi tornerò solo per lei. Però bella anche la partita. Il video finisce qui. Io vi ringrazio di averlo visto. Ringrazio anche la Pallacanestro Reggiana e la Gabasket Italiana per appunto avermi invitato a questa bellissima partita. Sicuramente tornerò al Palasport Vigi perché ormai mi sto appassionando appunto a questa squadra, quindi sicuramente ritornerò. Io ragazzi vi chiedo di lasciare un bel like, commentare, iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina. E chi lo sa, magari altri contenuti sul basket potrebbero tornare. Non lo so se vi piacciono, eh. Vediamo, non lo so. Ci pensiamo, magari questa volta il provino lo faccio veramente. Ma vedremo.